Benvenuti amici nerd alla nuova intervista targata NerdStation. Oggi siamo qui con Pietro, il responsabile dell'associazione La Gilda e precisamente al Cassero di Bologna. Bene Pietro, raccontaci, parlaci chi sei e i nostri amici di NerdStation. Sono un attivista del Cassero, che è un'associazione che nasce nell'82 a Bologna ed è il centro LGBT di Bologna e sede di Arcigay nazionale. E la Gilda nasce nel 2014 con l'intento di creare uno spazio di gioco per il mondo LGBT in cui sentirsi liberi e divertirsi per due domeniche al mese. Poi da questo negli anni siamo cresciuti tantissimo, abbiamo iniziato a frequentare fiere, a portare dimostratori, a portare progetti, tavole rotonde, tantissimi altri progetti e abbiamo anche sviluppato un gioco di carte nell'ultimo anno e mezzo tramite Kickstarter di cui siamo molto 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 orgogliosi e si chiama Lobbies. Avete avuto difficoltà a partire all'inizio e quanto è stato importante anche l'aiuto del Cassero a farvi, comunque a darvi una mano nella vostra esplosione, ecco? L'aiuto del Cassero è stato tutto, nel senso che non avremmo voluto farlo in nessun altro posto e forse non avremmo neanche potuto farlo in nessun altro posto. È il posto che abbiamo deciso di scegliere perché era già per noi una casa, perché tutti noi facevamo già attivismo all'interno di questo posto e amiamo fare attivismo ed è stato fondamentale, è una cosa senza la quale non potremmo riuscire anche soltanto a livello di valori in tutti i nostri progetti. Come si è modificata l'agenda nel tempo, in questi 5 anni? Si è modificata tantissimo. Principalmente perché abbiamo iniziato ad avere risonanza sempre più negli anni, quindi siamo aumentati di numero e innanzitutto siamo partiti che eravamo circa una 60 a giocare le domeniche, ora abbiamo ampiamente passato i 100, 120, 130 ogni domenica e siamo riusciti a creare un gruppo di attivisti e di volontari che mi aiutano e ci aiutano come gruppo e facciamo un sacco di riunioni e questo ci permette di avere più progetti attivi, più idee, più collaborazioni anche, perché questo ci permette di fare rete, di collaborare con gruppi, associazioni, editori, distributori. Ed è cresciuto perché è diventato soltanto non un centro, un punto in cui poter venire a giocare, ma è diventato anche un punto che raggiunge il resto del mondo. Quindi anche attraverso le fiere, tutti questi momenti ludici, abbiamo potuto portare la nostra rappresentanza e far sapere al mondo quello che erano i nostri intenti, cioè che esistono il mondo LGBT nerd che vorrebbe soltanto giocare ed esistevamo e per noi era importantissimo portarlo in giro. Quindi coniugate sì a giochi e divertimento con attività sociale per lotte sociali. Quindi siete un po', probabilmente siete quasi l'unica associazione che fa queste cose in Italia? Non credo, ci sono un sacco di associazioni in giro per l'Italia che comunque fanno anche ricerca, mi viene in mente anche semplicemente Donne dalle Dati nel nord che fanno ricerca sul gioco di ruolo e comunque sono tutte giocatrici, ma comunque anche distributori ed editori che possono fare scelte più o meno esplicitamente politiche. Anche semplicemente tutte le persone che hanno deciso di chiamarci a lavorare in fiera sapendo che noi lo facevamo in quanto volontari e non come lavoratori veri, perché tutto quello che guadagnavamo dalla fiera veniva devoluto alla Gilda e lo usavamo poi lo reinvestivamo in giochi, gadget e un sacco di cose che ora ci permettono di andare avanti. E come prima volta che avete chiamato una fiera, com'è stata? Cioè, hanno capito subito? È stato... fatto un po' timore, no? Avevamo un sacco di timore, ma avevamo anche un sacco di speranze, nel senso che la prima fiera in cui siamo riusciti a entrare, anche se con due piccoli tavolini in un angolo, è stato il Modena Play di ormai un po' di anni fa. Grande, grande. E abbiamo passato tipo 3 mesi a buttare giù un progetto perché ci sentivamo di dover fare questo scegli me,
E quindi facciamo un progetto con dei giochi che erano delle tesi di magistrale di Milano, e noi li portammo in fiera liberamente per essere giocati, li esponevamo, e quindi erano giochi sul coming out, sulle discriminazioni, sugli stereotipi e discriminazioni. Ah, beh, quindi subito cose abbastanza. Sì. E attraverso quello abbiamo, diciamo, rotto il muro dell'arrivare in fiera, e da lì non ce ne siamo più andati, perché poi siamo andati a Modena, a Lucca tutti gli anni. Avete iniziato a girare? Abbiamo l'Italia. Iniziato a girare, poi anche con le dimostrazioni di Lobbies, il nostro gioco di carte. Sì. Veniamo chiamati in tantissime associazioni ludoteche italiane, quindi anche lì giriamo in continuazione da un anno a questa parte. Mi date anche un aiuto sociale, ecco, importante questo, sì. Oltre di aggregazione. Sì, cioè, secondo noi l'avere uno spazio sicuro in cui poter giocare è già un valore di per sé. Che poi è aperto a tutti, quindi esatto, posso venire etero, di tutto e di più. Già avere uno spazio che propone e conosce i valori dell'inclusività, secondo noi era già, tra l'altro, un valore molto forte, che era già sufficiente, che mancava e ci tenevamo molto. Poi da questo abbiamo iniziato appunto a pensare di portarlo fuori, perché comunque non stare solo a Bologna era una cosa importante, fare rete, portare i nostri valori, i nostri ideali. Adesso abbiamo iniziato anche un progetto che si chiama Progetto Spazio Sicuro, con vari game designer e ricercatori italiani, insieme a Donne, Dadi e Dati, in cui stiamo cercando di stilare un documento per tutti i dimostratori delle fiere ludiche italiane, per spingere ad avere uno spazio più sicuro possibile. Sarà un documento molto pratico, in cui noi cercheremo di mediare tra i valori più puri possibile e il cosa posso fare davvero in fiera. Questi saranno tutti i nostri piccoli progettini che portiamo avanti parallelamente. E per quanto riguarda, come ho detto prima, chi è che gestiva le fiere, il pubblico com'è? Che, cioè, sia da tutte e due le parti, poi sia dalla parte etero, diciamo, che dalla parte anche LGBT, chi è che ha avuto anche sempre un po' più di perplessità? Perché comunque è la prima volta che l'hanno visto, forse tutti e due gli ambiti. Ma guarda, il 95% delle volte ci siamo sempre trovati bene, nel senso che è sempre stato molto divertente, abbiamo sempre portato persone che sapevano molto bene intrattenere, e ci siamo sempre molto divertiti. Qualche passante che passa durante la fiera e ci insulta pensando che non siamo capaci di sentire, c'è sempre stato, soprattutto i primi anni. Qualche lamentela sul fatto che c'erano i froci in fiera ce la siamo presa, ma l'abbiamo sempre trovato un punto d'orgoglio, quindi va bene così. E, però molto bene, anche perché questa cosa l'abbiamo portata avanti sempre di più, l'idea anche della visibilità, del far sapere al mondo che ci siamo. Quest'anno siamo riusciti a portare anche a Modena due drag queen che dimostravano in drag per 3 giorni, poverette, sono penso morte dal caldo, dai tacchi, dai vestiti, dai trucchi. Però per noi è stata una cosa molto bella, molto importante, e anche attraverso i loro feedback abbiamo imparato tantissimo, perché poi ci hanno detto che tipo le persone più felici di giocare con loro erano le famigliole con i genitori. Sì. E per noi sono quelle piccole cose, però sono molto importanti. Che proprio poi vi trovate, hai detto, due domeniche? Ogni due domeniche qui al Cassero. Ok. Dalle 4 del pomeriggio alle 10 di sera ci fermiamo qui, abbiamo il bar, ceniamo insieme e facciamo di tutto. Poi facciamo eventi, 3 settimane andiamo al cinema, abbiamo fatto la maratona Mentana fino alle 5 del mattino. Ah, beh, ecco. Cioè, sì, ogni scusa poi è buona per fate varie insieme. Ecco, attività, non solamente, ecco, sì, è più un centro anche di ritrovo. Sì. Alla fine è diventata un po' come la nostra famiglia allargata. Avete mai fatto una conta di quanti giochi avete portato in giro e che avete anche fatto scoprire un po' al mondo di giocatori da tavolo, di ruolo, eccetera? Allora, questo è un argomento molto difficile, perché è una cosa che portiamo avanti da mesi e mesi, fare la conta dei giochi, e siamo riusciti a stimare che le domeniche qui ne abbiamo più di un centinaio da tavolo, che abbiamo collezionato negli anni, tra i budget annuali in cui compravamo, tra tutti quelli che ci vengono donati, che in realtà sono la maggior parte. Le donazioni sono più o meno quello su cui campiamo, soprattutto anche nelle fiere molto spesso viviamo di giochi, e
quindi abbiamo un po' più di un centinaio di giochi da tavolo e una decina di giochi di ruolo che alterniamo da avere sempre qualcuno che dimostra qualche gioco di ruolo per farli conoscere, soprattutto quelli non mainstream. E giochi, videogiochi ogni tanto, ma quelli inizia a farsi un po' complicati sugli spazi. Sugli spazi, infatti. E invece tu, le tue passioni come sono nate a livello di, non so, se ti consideri un nerd a livello molto peso, sei uno, se la vivi in un modo un po' più tranquillo, però che è appassionato sempre di fumetti, di videogiochi. No, comunque. Sì, sono molto fiero del mio essere nerd, penso che scoprire il mondo nerd è ciò che mi ha salvato in adolescenza. Fin dalle medie, da un lato quando scoprivo i manga e ho collezionato tutti i Konami. Quindi ti creavi un po' il tuo mondo e leggevi... E dall'altro i videogiochi. Quindi ti ha aiutato molto a livello... Completamente. Poi quando verso 16-17 anni ho scoperto i giochi di ruolo, è stata la fine, quando ho scoperto che potevo creare con la mia testa quello che volevo, i mondi che volevo. E non ho mai più smesso di giocare, tendenzialmente. Un manga, allora, un videogioco e un film tuo preferito? Ah, vabbè, il manga è molto molto banale, perché è stato il primo che ho letto, The Devilman di Go Nagai. Peso. È stato pesissimo, infatti era in seconda media. Violento anche. Era in seconda media, ho pianto per delle settimane. Soprattutto, chi non lo sa, non diciamo alla fine com'è, perché anche quello è extreme. Però è stato il primo che ho letto ed è il primo che mi è rimasto nel cuore. Videogioco World of Warcraft, perché ci ho giocato dalla seconda media al terzo anno di università, e poi un po' di anni fa ho detto dai, sai che c'è, basta, e probabilmente riprenderò st'estate. Un film non nerd, ma il Moulin Rouge, perché il 2000 e qualcosa, sì, adesso, non, so, 2000, non ricordo sì, l'anno, sì. Però l'ho cantato da tenera età in Kidman. Poi sì, Nicole Kidman e tutto il resto, e se quello ha letto. Bene, allora se ci vuoi dire anche un po' come sì, gente nuova venire un po' a conoscervi o a giocare, dov'è che vi possono trovare, sui social, su internet? Sui social siamo praticamente su qualsiasi social, nel senso che su Facebook c'è la Gilda con la chiocciola La Gilda del Cassero, su Instagram c'è La Gilda del Cassero, su Board Game Geek c'è La Gilda del Cassero, sempre la stessa. Basta cercare su Google La Gilda, appena appare Del Rosa, siamo noi. Quindi fra qui ai prossimi 5 anni, come vi vedete, progetti per il futuro? Classica domandona finale. Non ne ho la più pallida idea, nel senso che se 5 anni fa mi avessero fatto questa domanda mentre fondavamo La Gilda, non avrei saputo rispondere, perché ho detto boh, saremmo qui a giocare. E in realtà forse questa è l'unica cosa che ancora mi sento di dire: sicuramente saremo qui a giocare. Qualsiasi cosa succeda, saremo qui a giocare. Non so a livello nazionale che cosa avremo fatto, cosa staremo facendo, ma sicuramente ogni due domeniche saremo qui con i nostri giochi a portare i nostri valori e i nostri spazi. La cosa più importante. Dove vi possiamo trovare prossimamente? Qualche fiera? Sono un po' avanti tutti in vacanza con le fiere. Sì, parteciperemo al Pride di quello Bologna, giugno, 22 giugno, 22 cioè? Giugno, okay. In costume, quindi uscirà l'evento col tema del Pride in cui vestirsi insieme a noi. Poi faremo il 14 di luglio. L'abbiamo visto anche l'anno scorso, avevate anche proprio il manifesto. Sì. L'anno scorso era tema unicorni e vichinghi. Sì. Sì. Infatti, sì, il vostro logo è un vichingo. Sì, era un caso, però venivamo da 3 anni di pirati e abbiamo detto dai, cambiamo. Ecco. Ah, beh. E poi il 14 luglio faremo In Arts senza Frontiere, che è un nostro evento giornaliero in cui le varie realtà nerd si iscrivono come gruppo e partecipano per gareggiare al più nerd dei nerd. Figata! Ed è una giornata molto scema in cui si fanno giochi di altissimo spessore morale, tipo prendere le mele dal secchio d'acqua. Ah, beh, proprio i giochi di una volta! fino al quizzone finale a tema tutto. Ed è una giornata che facciamo per fare rete tra le varie associazioni, in cui permettiamo di portare banchetti, cose, quindi è un modo, allora, per facciamo conoscere. Un salto anche noi, tanto molto poi troviamo ventieri. Tutto quanto sui vostri social. Certo, in largo anticipo. E poi dopo, quando arriverà autunno, inizierete poi Luca, vari tutte fiere nerd, inizierà, eccetera.
Perfetto, allora guarda, noi di NerdStation ti ringraziamo per la vostra ospitalità. Grazie a voi. Vi auguriamo tutto il bene più possibile e allora ci vediamo il 22 giugno a Bologna. Speriamo. Grazie ancora. Ciao. Grazie, Pietro. Ciao.